Allora, che traguardo? Qual è il traguardo? Io do risposte alle grandi domande. Bambini con i palloncini. Le grandi domande di oggi quali sono? Quali sono secondo te? Allora, guardiamo. Lavoro, occupazione, incentivo, pensione. I nostri figli prenderanno un lavoro, si sistemeranno. Queste sono le grandi domande. Eh sì. Io do le risposte alle grandi domande. Diamo le risposte. Sono andate sta macchina. Ma questa è una macchina apposta? Questa è una macchina che ho fatta io, che quasi al 100% vi dice se potete in pensione o non ci potete. Ok, facciamo una prova. Dovete fare una prova. Allora, devo trovare o una persona in procinto di andare in pensione o una che cerca un lavoro. Guarda, io... Aspetta. Oh, vuoi vedere che sto risolto un problema da scuola di un lavoro? Facciamo... Qua non lavora nessuna, vedete che non c'è sta uno che cerca un lavoro? Chi è che cerca lavoro? Chi è che cerca lavoro? Nessuna. Nessuna. Mi serve uno che cerca lavoro. Mi serve uno, scusami. Uno. Mi serve uno, tu stai in procinto ad andare in pensione. Allora, vediamo un po', siamo curiosi di vedere questa macchina. Cosa? Cosa riesce a fare? Allora, abbiamo trovato uno che cerca lavoro. No, lui cerca la pensione. La pensione tu cerchi? Sì, la pensione. Cioè, volevi sci in pensione tu? Vorrei andare in pensione. Allora, boh, lo testiamo e vediamo. Vediamo. Allora, la cosa guarda, non è difficile. Ti devono fare uno zaino. Infila dello zaino. Oh. Oh, fino a qua è facile, no? Boh, perfetto. Allora, ti infili lo zaino. Si infili bene lo zaino. Allora, che ci abbiamo? Ci abbiamo il traguardo qua davanti. Allora, abbiamo il traguardo. Il traguardo qua davanti, no? Allora, è difficile, no? Semplicissimo. Sta qua ad acchiappare il traguardo tu, semplicissimo. No? Ci sei fino a qua? Allora, quando io te lo dico, tu alzi le mani e cominci a cercare di prendere il traguardo. Okay. Sei pronto? Vale. Siamo pronti, allora, deve prendere il traguardo, mi raccomando. Via, piano il traguardo, chiappa. Ma che chiappa, li mosche, li farfalla, che chiappa? Allora, cuci siamo visti che non gliela fa. Allora gli do un aiutino io, Un aiutino, come si può fare? Come si può fare? Vediamo un po'. Allora, lo facciamo correre, tu prova a senà e io ti faccio correre, Tu cerca di chiappare però, Chiappale, vai. Col ciufolo. Aspetta, mo ce n'hai niente da aiutino. Allora, un altro aiutino per il nostro concorrente che mira al traguardo, ovvero l'incentivo o la pensione, fino a mo' acchiappate le mosche, le farfalle. Vediamo un po' quest'altro aiutino. Allora, proviamo con quest'altro aiutino. Qua si parla di... sono gli ortaggi, Allora tu cerca sempre, corri e cerca di acchiappare. Oh, ci tengo la mano. Vado. Vai. Col cavolo. Allora, io mi fermerei qua perché col ciufolo, col cavolo, mo col... No, io c'ho uno stile, sono conosciuto, avanti, mica sono... No, carità. Cioè, c'ho uno stile, non ci arrivo lì. Ma, meno male. Cosina, proviamo. Un'altra cosina, qui si c'ha tutto qua a rete. Scusate, No, perché questa è una cosa che interessa a tantissimi italiani, a tutti coloro che stanno guardando da casa. Allora, o ci rivolgiamo... a qualche santo in paradiso, tu conosci qualcuno, no? Allora che è questa? Lecca lecca. Allora, lecca. Questa è una lecca lecca. Prova che la lecca lecca se ne fa anche la lecca lecca. Allora tu, aspetta, quando tu dico io, tu corri e lecca. Vado. Aspetta, È pronto? Pronti? Vado, vai. No, manca che lo lecca lecca. Niente. Ma ti spiace, tu mi sai che in pensione ci puoi. Il test è negativo. In pensione ci può dare. In pensione. Allora, va bene, complimenti. Io sono quello della torta di ieri. Rusacci, ti sono riconosciuto. Sempre io. E martedì chissà che cosa ci combina questo. Perché questo cagna maschera 3-4 volte, 5-6 volte. Ognuna cagna maschera questo. Ciao. Uno dei personaggi storici del carnevale che cambia maschera ogni giornata. Ok. Ci vediamo presto e non in concorso, solo per il gusto di divertirsi, la passione di venire qui al Carnevale di Ascoli. Vi trasmetto adesso la Piazza del Popolo, ancora dedico questa trasmissione a tutti coloro che ci seguono da casa, che per motivi di salute, per tanti motivi non possono essere qui
in Ascoli a divertirsi e a gustarsi questo spettacolo all'aria aperta. Allora, che succede? Oh, scusate, che è qua? Che è questa storia? Cioè, dica una cosa, no? Dimmi. Ai tempi d'oggi li freghi? E voglio che a poker, i video poker, burraco. Sta sempre su che... Facebook, sta sempre l'annanzo del computer, mannaggia. E le gioco di una volta, che fine è fatta? Che fine è fatta? I bei giochi di una volta, c'è ragione. Tu 3-7, non si trova mai in un quarto per giocare a 3-7. Cioè, ma tu guarda, a un bar con la birra, niente. Alla fine sogna chiama sempre a questo, sempre, ma può essere. Chi è questo? Un morto, sembra un morto, a me. Ma secondo te è possibile? Sempre 3-7 con lo morto? 3-7 col morto, veramente. Perché non troviamo il quarto? Veramente, oh, è 50 anni, no, sono fatto muratore per 50 anni. Sono detto, ma sono morto. Dopo un anno di pensione, perché dopo un anno, dopo tutto quello che sto lavorando, dopo un anno di pensione, ma sono morto. Ho detto, vabbè, mo mi riposo, tranquillo, non ci sta più la socera, niente. Mi sta sempre a chiamare. Perché ma te non deve levare più a freghino, zaio, oggi freghino. I giovani non poker, giocano con la tecnologia. Io a 3-7, almeno mi riposo nel co. Deve andare pure tondo, sempre innanzi al computer. Una cosa, dite sullo quarto set, dite su set di spada. Facciamo l'appello ai telespettatori della casa. Ci abbiamo un'altra persona che. Un'altra persona che. L'altro set di spada. Che fa? Chi se le frega? Insomma, questo per. Che ne preoccupa? Questa scenetta per invitare i più giovani a giocare alla vecchia maniera, come i nostri nonni. Esatto, vecchie osterie. Un bicchiere di vino partito a 3-7. A carte con un bicchiere. Anche tu. Vabbè, tu mangi patatine. Sì, io sono 7 di bastoca, cioè che fa la patata, capito? Ah, ecco, giustamente. C'ha i soldi, le cose. C'hai quattro. Io devi investire in borsa, mi chiamate. C'ha ragione, questo 7 di denari va investito. Ma chi ce ne mette? So io. Lo sai che se la menda? Se la menda pure che dice, ma tu puzzi. Porta pure sfiga. Però senza di me mica sai che. Oh, se c'è sta questa prossima volta non c'è gioco più. Tanto tu c'è sta un gesto sempre uguale, chi non pisa. Guarda, non mi chiamate più, sono 7 di coppa sport, guarda quante coppe sono vinte. Ma vado a fare una corsa che è meglio, no? Vado a fare una corsa, va. Continuiamo il giro, sono tantissime le maschere. A corsa lo cornuto, ok. Andiamo. Scusate, che succede qua? Perché siete messi l'ombrella? Allora, qua quando sta un mercati che l'ombrella di vesci. Perché piove che, sicuro. Che maltempo ogni volta. È vero, piove sicuro. Ogni volta che ci sta allora, il mercatino. Piove, io arrivo pakistano da Roma, ci rimetto gli orologi, no uno, quattro orologi per venire a vendere ad Ascoli. Sì perché piove sempre. Piove e vendo ombrelli vari, di varie dimensioni. A te va bene, a me va bene. Sì, ma qui è un problema legale. Brandozzi. Un problema legale, non mi vogliono pagare la postazione, ma che è colpa mia se piove? Sì, ma se loro non incassano, come fa a pagare? Ma sono mal predisposti, se presenta con le Kiwi, qui sta bene l'imbrella, non è colpa mia. Sì, però Paese è tutto burro, è tutto burro per te. È una rimessa. Insomma, Imo vai via perché sta piove, mi si rovina la roba, ecco, detta, vabbè. Quindi è vero che ogni volta che c'è il mercatino di Ascoli qua piove. Allora. Ma chi ti ha dato tutti questi baci? Chi ti ha dato tutti questi baci? Li femmine, signore, io piaccio. Dammi uno pure tu, va. Dai, fammi vedere. Oh, vedi? E poi ancora buona, signore. Ecco perché sto cercando lo bacio. Oh. Scusa, signore, carnevale, scherzeme. Ah, va, professoressa. Questa è stata la mia professoressa, fatta vedere. Guarda che bella professoressa che c'avevi. Eppure tu gli sei rimasta buona, lo sa? Dai, fammi un saluto per la televisione, dai. Niente, comunque si chiama Mirella. Mirella mi insegnava agronomia, tentava di insegnarmi, ma a me non gliel'ha fatta. Sei bravissimo. Ciao. Signora, la stavo ammirando da dietro io, scusi, perché... Allora. Sì. Mo vi spiego, quest'oggi mi hai fatto scimmia, ditto io mi vedevo il carnevale, Io sto dentro casa, andammo, sono trovata, sono uscita. Ma come è uscita? Facciamo una carrellata. Mo vado dicendo a tutte che sono brutta, ma se mi davano coda tempo, mi rimetteva pure lo smalto, no? Fatti invece, ho tutto lo smalto rovinato. Ma guarda che roba, ma come si fa a campare con questo? Allora. E pensare che quando me la sono sposata così, allora, così. Facciamo vedere la televisione. Guarda com'era. Guarda come mi è andata. No, non mi mente.
a parte sfida chiunque a di che non so uguale. Cupo, veramente, coprete, che mi vergogno, io mi scegli che si è arrambito di gente. Vergogna! Io mi scegli che si è arrambito di gente. Ma vate via, mo mi hai fatto scia e io mi voglio vedere che non so visto nessuno ancora. Sempre dentro casa. Oh. Passo di qua, scusate. Beh, un bel io so figo, io so bella, che la moglie, che è un bacello. Un cesso! Non è vero, è saputo. Beh, non so, un bel cinquantenne mi mantengo, beh, certo. Quando arrendo dentro casa mi sembra di sta in galera, mi sento un peso. Ma non può dormire con sembra questo, dici. Ma vanno, ci va lo coraggio. No, se ci va a dormire, vabbè. Sai che c'è? Che la, no, tu non lo dici che a te ti fa comodo. Io mi so partorita. Lo freghi c'ha 20 anni, sta all'università. Ma partorita dove stavo freghi? Ah, c'ha 20 anni all'università. Ma è piccolo, sta all'università, è piccolo. Cuore freghi di mamma. Ma no. Mamma va dicendo, ma sai che mi va dicendo? Che mi sono ingrassata? Ah, no, dove è? Sta sempre dentro casa, a sedere. Che mi sono ingrassata io? No. Io? Ma va dicendo che devi in palestra. Ma te pare che io vado... Il fitness, la zumba. Mezza la puzza di chi giadra. Ma vuoi paragonare su questo pure è vero. Io stengo sul divano di casa mia, che mince che la clerici a mezzodì. Poi ci sta Beautiful, 100 vetrile, uomini e donne. Poi il martedì sera ci sta anch'io su ETV Ascoli. Un paio d'ore di Facebook per vedere li fregna da tutte. Ma tu mi devi spiegare quando c'è che tempo di in palestra io. Ma appunto ho capito, so così precisa, che ce l'ho da fare? Ma so, sta bene così. Insomma, so figo, so bello con la moglie che è un macello. Never. Io questa arrivo ecco. A casa perché non si può. No, fagli venire con il carnevale, dai, fagli venire con il carnevale. Ma è uscita troppa gente, mi vergogno. Io sono vergogna, ma va lasciare. Ma secondo te io un altro stupido non trovo? Lo trovo. Un stupido sì. Ma lo trovo che. Ma io me la posso lasciare, se no mi tocca io a dormire dentro la macchina. Perché la casa è la sua, Tu non puoi capire quando la gente mi ha attaccato sedere oggi pomeriggio. Trovo. Fa un po' vedere. Trovo. Oh, non so se da casa riusciamo a guardare. Signor, mo è carnevale, Natascia, te la tengo pure, io, che me ne frega. Comunque io ti dico che un altro stupido trovo. Mi dà un po' fatto un giro può essere che lo trovo. Oggi pomeriggio che la porti. E hanno rappresentato questa situazione casalinga tra moglie e marito, ogni giorno si batti beccano, guarda che schifo, guarda che è cresciuto di buff, è così anche nelle case vostre, è vero? Continuiamo il giro. Eccola nuova, sì. Grosso, cervello fino. Contadino, scarpe. Guardiamo le scarpe. No, io tengo piccolo voi, tengo piccolo. Scarpe piccole e cervello grande. Scarpe grandi e cervello fino. Mo' mi dà un'orcia, hai comprato un tablet 400 euro. Ma che è un tablet? Allora ti ho detto, ma che è la tavoletta? Se ti ho legno marca, te ne ero 50 qua. 4 pollici e funziona le stesse. 4 pollici, una tabletta. E da bene, no? Funziona meglio questo, sì. Ciao. Vedi, scarpe grosse, cervello fino. Probbia fino quello tuo, fino, forte, fino. Fino. Scusi. 5, 6. Non capisco. Sette? Scusi. Sono sette persone, lui è la settima persona. Dica. No, la vedo ingessato, la vedo. Sì. Che gli fate? No, un occhio nero? Che io purtroppo ho avuto il privilegio di fare dei patti. Che non sono stati. Zè, Nazareno, non l'avevo riconosciuto, Zè, calate pure Cristo, calate. Capiteci. Allora. Io non faccio altro che bestemmiare, ma non me lo posso permettere. No, tu no. Se biastemi io, però chi si mi ha fatto calare sulla croce, vi biastemi, mi ha fatto appicciare pure lui fuoco, mi ci ha fatto appicciare. No. Ma comunque, questo allora. È un dato di fatto. Sì. Dica. No, qua vabbè, insomma, questi patti che lei, sì. Che la chiamano, no? Sì. L'hanno portata a sta cosa, a st'occhio nero. I patti che non vengono rispettati, ovviamente, si rompono. Si rompono. E ecco. Quindi la rottura dei patti ha fatto sì che. Insomma, tra Renzi e tra Berlusconi, sto e patto. Non solo. Ne vogliamo parlare dei patti che hanno fatto in regione? Dei patti che hanno fatto in comune? Ne vogliamo parlare? Parliamone. Tutti sti patti a Nazareno, dopo si rompono, guardetelo.
stupore Cristo, scusi, no, non mi pensare permesso, scusi. Comunque, buon carnevale. Mi raccomando, non mi faccia bestemmiare perché io non me lo posso permettere. Poccarità. Attenzione, mi raccomando. Sia lodato oggi e sempre. Sempre sia lodato. Oh, saluto ma parte. Sempre, quello sempre. Saluto un po' di amici, saluto in diretta TV. Com'è sto carnevale? Com'è? Questo Lucombare mio, è vero, non è una stupidaggine. Cannonata. Bello. Come ogni anno il carnevale ascolano, sempre meglio. Sì, ma devi mettere una maschera pure tu, ma mica perché è brutto, sai? Guarda, vista? Eccola, me la ricordava più brutta. Sto scherzando. Buon carnevale, ciao. Ci avviciniamo qui. Che succede, signore? Che succede? Dica. Ecco che qua, allora, vade angassai teng una ditta, no? Sì. Un sacco di problemi, un sacco di pensieri, non si ingassa una lira. Allora che succede? Brava questa. Allora, che succede? È fallite e mettici una pietra sopra. Mettici una pietra sopra, ecco. Torna a casa, la moglie è sperperato tutti i quattrini perché la parrucchiera, l'estetista, per la pace familiare... Mettici una pietra sopra. A furia di metterci la pietra sopra, guarda, stendo costruendo una casa. Ecco. Allora, signora, una casa, un castello fra un po'. Signora, la colpa è la sua, eh. Non è così, perché io è 30 anni che mi sono sposata. Li casalinghe ne li prezza nessuna. In mezzo la mattina lava, stira, pulisca, prepara. Faccio la spesa, non mi apprezzate mai. Le tagliatelle fatte a mania va bene, le raviole fatte a mania va bene, le olive fatte a mania va bene, una volta era salata, una volta era sciata. Quando facevo l'ammasciata, va bene. Niente. Manca l'ammasciata. Allora da stamattina mi sono messi in sciopero. Sciopero? Non faccio più niente. Sciopero delle casalinghe. Allora, sciopero delle casalinghe. E questo ci mette una preda sopra e poi... C'è la mitra tanta preda sopra, ma c'è cascata, ci muove bene, una cascata. Insomma, si sta costruendo una casa, un palazzo. Un palazzo. Vabbè. Tutti i problemi, che vuoi fare? Ci vuole un po' di pazienza, su. Ne vale a tutti. Yes. Ah, metti una preda sopra. Sempre. Ma mi fa piacere che c'è questo microfono. Sì, il microfono perché la televisione... Stiamo a fare tanti in là, no? No, in là, sto lavorando. Non mi pare. Perché? Non ti faccio passare lo stupidio. No, fai con la pistola no, eh. Luigino! Vieni qua, sta. Dove sta? Passa a bonanza a questo. Dove devo passare? Oh, ma ci vede? Qua? Che sta a fare questo? Passo qua? Ma lo vede? Questa viene pesata, Che? Dove devo passare? Passare lo stupido subito! È passato su stupido, fai una cosa, passa un po' qua, così preciso, qua per là, ecco! È passato lo stupido, è passato, sì! Sì! Fallo passare a qualcun altro lo stupido! Stupido! Luigino! Passa a qualcun altro! Capite? È passato lo stupido! E guarda, per la verità, non l'avevo capita subito! Queste gocce di sangue? Siete le gocce di sangue? Sì, certo. Ti faccio trombizzare. Ci prego. Ci fa sangue. Coaguliamolo. Mi stanno coagulando. Oh, vi faccio sangue, eh? Sì, sangue. Noi ti facciamo sangue. Così. 2, 3, trombo! Ecco qua. Vi sono fatto sangue, sì. Mi raccomando. Ecco, bellissima sta cosa. È pure tutto giovane che se... Scusate. Scusate, già è arrivata Pasqua già? No, veramente. Mamma mi ha detto, mi sono svegliato stamattina, robè, vanno a appoggiare Pasqua. Io come sono svegliato e poi sono fatto, ma come fa? E sono uscito, sono venuto in piazza e qua festeggia carnevale. A questo punto sono pensato, non ci siamo capiti cosa. Questo ancora te un panetto sullo stomaco. Scusi, però a un certo punto so pensato, vabbè, ci siamo capiti cosa, però guarda, io stengo contento lo stesso. Da una Pasqua, come una Pasqua sta contento. Sì che stengo contento, sì. Non me ne frega niente se non ci siamo capiti cosa. Sta contento, riusciamo a vederlo da casa, non so perché... C'è tanta gente qua che... Eccolo qua. Sì. Sta contento alla Pasqua, sì. Scusi. Stiamo a capire cosa. Stiamo a capire cosa. Ma come perché? Tu ancora non ammollo Pandoro dentro latte?
Sì, ne tengo 4-5 là a casa. Ecco, lo vedi, c'è ancora un panetto sullo stomaco, no? Ancora sullo stomaco? C'è ancora un panetto sullo stomaco. A carnevale. A carnevale. E oggi, ma che mi hai detto oggi? Che ti ha detto? Vieni e vai a divertire. Sì. E mi sono vestito, tutte belline, però... mi sono truccato, tutte carine, sono calato fuori dal portone. Chi ti sono incontrato? Pasqua, qua. La Pasqua! Ma troppo vicini le festività, no? Non la posso fare, no? Sta troppo vicini. Senti, allora, carnevale con un panettone sullo stomaco, vicino a Pasqua. Sì, però il problema è che non ci siamo capiti cosa. Non ci siamo capiti niente. Non ci siamo capiti, no, niente, cosa in ascolano. No, cosa per cosa? Imme de verte. Imme de verte come la Pasqua. Sta una Pasqua, sta cundendo una Pasqua. Mica lo sa che... tra vinte di quando sono digerito un panettone, sai come ti faccio una festa? Attenzione! Ti faccio una festa! Basta che magna! Eccolo, dopo si ingolfa! Ma tu come sta? Come contiente, ma contiente come una Pasqua! Una Pasqua. Buon carnevale! Buona Pasqua! No, no, che buona Pasqua! Ci stiamo capendo cosa! Ci sto capendo cosa! Buon carnevale, buona Pasqua! Fagli un buon retta qui! Staggi vicino a Pasqua! Staggi vicino a Pasqua! Vediamo un po' qua, allora scusate, leggiamo qui, dopo nasconde Red Anudit, cerchiamo di intervistare anche questo che sta qua Red, vediamo un po', scusi, no, questo non è per... Sì, scusi, sì, leggevo dietro che uno non si può nascondere Red Anudit. Pure voi non potete più nascondere Red Anudit, è che nega tutta l'evidenza, tutto. Sì. Deve abbassare, capito? Sì, non gli fa così, fa andare a parte. Facciamo qua, non mi pare. Tanto qua si sente per là, per la televisione. Ah, so capito, lo sai perché? Perché sono incontrato uno, no, mo? Mi ha detto, è finito lì qua tre. Se ti è molto ricordo, non ci potevo nascondere Red Anudit. Io la scorsa settimana, no? Sono in un matrimonio di un amico mio. È talmente povero che in viaggio di nozze è partito solissimo. Per davvero. Vedi? Ma i quadri, mo te ruba dentro di casa, te ruba, oh, te verrà bene, hai visto i nascoli quante furte ci sta? Ci sta un sacco di furte, sì. Com'è ci sta? Ci sta un sacco di furte, oh, ma d'acqua, non dico, sta lì quadri. Cioè, e che ruba? Tune, ma di tune, in Geneuro, è venuto là a casa e cercava lì quadri, gli ho detto, tu chi hai fatto? E mi sono messo a cercare insieme a loro. Ma c'ha ragione, perché... capace ritrova sotto la matanella qualcosa, che cosa, fa? Sparte di sportano qui, però... Comunque, alla fine è che... Ma dimmi. Dopo nascondere, non ci potevamo nascondere Red Anudit. Non potevamo negare l'evidenza. Ecco, assolutamente, come chi sta? No, guarda qua, tutto abbracciato, tutto contento in piazza, no? Bravo. Stasera, come rientra, si arregna andare i porci. O ti salva il divane, perché ti addorme, oppure il rovenato, tutto. E se c'è a me là da sera, oh. No? Moglie, ma stava alla cucina, more, quando ti fa more, comincia a pensare, Che cosa gli serve? Che cosa gli serve? Mi ha detto, more, che ci sta stasera sopra la tele? Gli ho detto, quella di ieri sera, la polvere, si è ingazzata come una bestia. Mi ha detto, vanno a annaffiare il giardino, ti posso vedere più, cioè, sta pievendo, mettiti impermeabile. Cioè, ma dopo che comunque, sei. Io la fede guarda, ce l'hai, ma sì, tu sì, se no, lascia tutto. C'è la fede al dito, guardate. Guarda, si vede, c'è la fede. Lascia tutto, se lascia. Mo è mandato tutto, ho mandato lì separazione. Tutto. A moglie di un'amica mia. A moglie di un'amica mia. Gli ha messo le corna tutta una vita. Tutta. Mo sei morta, sabato siamo fatti un funerale. Siamo fatti. Gli hai fatto una lapide al cimitero sotto e c'è scritto finalmente dormi da sola. Gli c'è scritto. Ci sente Pippo? Ci sente o no? Senti, io mi tengo dai affatia perché io faccio un bel lavoro. Dimmi che lavoro fa. Aspetta, nasconde. Aspetta, ecco, scusa. Ci vediamo. Ciao. Mi si nasconde un dito pure io, mi sono nascosto. Ma vate via, comunque la vita è chiesta, La questione di culo, dai. O ce l'ha o che tu fai, non è che può scappare tanto. Allora, la tecnologia, vieni, avvicinati. Qua è qua, WhatsApp? WhatsApp, tu ce l'hai l'app? L'app? Ce l'ha? WhatsApp? No, io tengo la Zapp, tengo. La Zapp non ci usa più. Ma questo, come no? Ecco, questo porta la Zapp, Pietro, no? Allora, leggiamo qualche messaggio? Sì, no, leggiamo qualche messaggio, allora... Anzi, le conversazioni, le chat, esatto, le chat. In campagna mo se chatta. Esatto, se chatta. L'USA mi è scappato, lo porco dallo stroll. L'altro risponde, mo arricchiappa la vacca per i coglioni. Scusate, ma è la chat. E c'ha ragione, ha voglia, mo ha chiuso la porta. Ma a te, era scappato lo crasto? Sì, è fatta una botta. Ecco, queste sono le chat moderne. Tu gli hai scaricate? Che cosa?
L'app l'hai scaricata? No, io sono scaricato un rumorchio stabile a casa, l'altro mi sono fatto male. Comunque, voi siete quindi WhatsApp, Samsung, WhatsApp, con il telefono Samsung, non so se riusciamo a vederlo, complimenti. E allora, al volo diciamo tutti i nomi di questi apparecchi telefonici multimediali, come ti chiami? Giorgio. Giorgio, tu? Mauro. Ecco, stu frichinda si chiama? Marco. Monica. Martina. Monia. Andrea. Cristiano. Questo è andato con Dadì, guardate. Questo? Come ti chiami? Questo è un meglio, di come ti chiamo? Dimmi un po'. Questo è un telefono, sai, quelli mini proprio che ci va proprio piccoli. Oh zio, niente, questo si vergogna. Claudia. Sara. Ok, poi? Antonella. Massimo. E questa qui, fatti vedere, guarda là, come ti chiami? Come? Come si chiama? Elena, parlava a bassa voce, ok. Buon carnevale, dove sta? Ah, Simone, Simone si chiama Simone, ok. Buon carnevale, mi raccomando la zap, E viva la campagna! Scarica. Allora, qua ci sta quest'ad, gira e regira, pur oggi soite in bianco. Pronto. La donna mi ha lasciato in bianco pure stasera. Si vede, niente. Allora, prova. Pronto? Niente. Tutto. Mi ha lasciato in bianco. Gira, pure oggi è in bianco questo. Guardatelo. Pure no? E tutte le sere è così. Tutte le sere, mi dispiace. Non so che fare. Cagna, che può fare? Che cosa può fare? Sono venuto in piazza per cercare niente da fare. Cerca, ma oggi è carnevale, qualcuna. Tra oggi e martedì potete che ce la faccio. Cosa armiede, su, dai. Se no in bocca al lupo. Di 22. Ecco, il concorso di 22. Mettete il talloncino. Vabbè, ma tu vai in bianco, con un talloncino dopo è colorato. Buon carnevale a tutti. Ciao. Cosa state, facendo? La piazza pulita? Siamo a pulire piazza, è un'operazione eroica. Noi siamo del cavalier Mario Ramazza, che pulisce sta piazza e non costa una mazza. Vanno tolte le ragnatele, stasera quando vai a casa con la moglie, ma che figura ci fai tu? Mi faccio pulire a essa, Con le scarpe puliamo, perché la gente esce di casa con le scarpe zozze. E sporca tutto. C'ha ragione, impresa eroica. Abbiamo tanti pezzi che non si può dire, tanti pezzi così, ce ne stanno tanti. Sì, e rinzacchiamo qua dentro. Insomma, che fare? Datevi da fare, complimenti, io darei un trofeo. Grazie, a il cavallo della mazza sta. Che sta a fare questa? Sto pulendo pure le orecchie perché là dentro il cerume ci rimane. Oh, questo pulisce tutto, pulisce. Abbiamo pulito pure la statua del Papa, c'aveva un sacco di cerume. Quello non grazie. Ecco, grazie, complimenti, continuate a pulire, continuate a scopare. Dobbiamo la piazza tutto ma sera è tutto pulito, tutto pronto per martedì, io sono matto, ma sta gente che mi frega, passeggiando ancora per Piazza del Popolo, facciamo qualche domanda a qualche spettatore che è venuto ad ammirare il carnevale. Qualche spettatore che è venuto ad ammirare ad ammirare il carnevale ascolano. Allora, com'è questo carnevale? Bellissimo. Oh, lei di dov'è? Io sono di Moresco. Moresco. Abito a Grottammare, ma sono nativo di Moresco. Bellissimo paesino. Bello. Nella provincia di Peccato de Fermo. Peccato, dai. Peccato, te lo dico ci io. Ci sono stato a Moresco, sono fatto la festa a Moresco. Bellissimo. Ma Radio Domani. Sì, stavo su Radio, non ci tengo più. Poi tengo in televisione qua, e TV Ascoli, per le Marche. Dimmi. Non ti ho voluto intervistare perché guarda, è un po' di invidia la mia. De che, capito? Sì, ma quanti anni c'hai? Quanti me ne dai? 38. Arrivato da Moresco. 38 anni mostro io? No, 35. 35. 29. Giuro. Io? Tu 38. Più 53, più IVA. 53 più IVA. 53 più IVA. Insomma, come vi diceva all'inizio della trasmissione, anche dai comuni limitrofi, ecco qua, dai comuni limitrofi vengono a vedere, non costa troppo però. No. La frangetta fagli. Anche dai comuni limitrofi vengono a vedere il carnevale. Dopo questa scena patetica, spero che non cambiate canale. Carnevale 2015. È bellissimo così, è bellissimo. Grazie. Guardate. Roma, un po' troppi complimenti sta fa questo. Fammi un po' i piedi. Ciao caro. Ciao.
Allora, amico mio, dimmi, noi ogni anno ci vediamo, ci sorridiamo. Grazie a Dio. Quest'anno, guarda, ti dico una cosa, siamo fatto un'impresa di pulizie. Sì. Che io sono il cavalier Mario Ramazza, che sì, pulisce bene la piazza. Infatti prima ho visto due e non paga nessuna una mazza, permette? Ecco, piacere. Allora questo è il nostro biglietto alla visita? Sì. Allora che facevano? Ho già intervistato due operaie sue prima. Le operaie che si è perse. Piazza pulita. Che si è perse, piazza pulita. Allora, ste cacchio d'operaie mi fanno incazzare perché? Perché? A un certo punto stiamo sempre in giro mentre si perde. Una è una rumena, vagina Seminova, vagina Seminova. Nome, Seminova e cognome. Seminova e cognome, ma Seminova, mo te lo dico, però lasciamo perdere. E questa mi fa incazzare perché non capisci niente. È 20 anni che sta in Italia, si va perdendo sempre. Non capisci l'italiano. Però io la scuso perché quando l'ho ingaggiata era una bella signorina. Sì. E io tu mi vedi come sono, no? Guarda, elegante. Che uomo, eh. Ma non è per mo, è per prima. Ah. E per prima che questa giovane la portava io la bonifica. Ecco, insomma. Voi avete visto che cesse che dove andate? Sì. Sì, allora poi abbiamo creato una compagnia di pulizia. Ecco qua, questa pure è italiana o? Questa è italiana, questa è di Castel Castiello. Torniamo a tre tipi di performance per la selezione, per una scopata normale, per una sveltina e per una ad alto livello. Parliamo quindi sempre di igiene, sì. Di igiene. Quindi noi, perché vogliamo personale specializzato nel pulire gli angoli, nelle sveltine, togliere le ragnatele, piuttosto che quello invece una scopata approfondita, nel senso approfonda della pulizia di profondità. Ti presento vagina, ma prima mi ha pulito un po' le... Sì, guarda, non so se si vede, ma la foto era proprio buona, buona. No, diciamo che i lineamenti sono rimasti però, i lineamenti. Allora, e le tette sono quelle da allora, senti, sì, questo non gli ho fatto niente, toste, eh? Sì, toste. Ti è piaciuto? Come si è invecchiati, stiamo a fare le prove scopa, ma quando vedevo una bella ragazza qua, facciamo fare la prova scopa, vediamo come scopa, e anche prova lampadario, perché ci vuole pure il braccio forte. Sì, sì, sì. Facciamo una prova. Allora, abbiamo trovato, signora, facciamo a favore di telecamera. Signora, sta provando la scopa. Sempre scopa lenta. Scopa lenta. Signora, lei scopa lenta. Diversi più veloce, fa vedere. Più veloce. Bravo. Sì, ma dura di più però, quando uno scopa lenta. Lampadario, tieni un po'. Sì. Proviamo il lampadario, vediamo un po'. Qua. Deve pulire il lampadario. Prova lampadario. Ecco. Lampadario, va. Lampadario, puliamo il lampadario. Vieni. Oh, vediamo un po' com'è. Bravo, ecco su. Bravo, felice qua io sotto, poppa. Com'è? Sta pulendo bene il lampadario? Bravo, questa è assunta. Bravo. Assunta. Bravo, un bacetto su. Ecco, signora, dammi pure a me un bacetto, va. Sì, dai, che ce ne frega. Grazie, signora. Un biglietto, sì. Sì, sì, dagli un biglietto, mi raccomando. Quindi, insomma, c'è questa compagnia di pulizie, Piazza Pulita. Abbiamo un'altra signora che vuole essere assunta. Signora, la prova lampadario. Signora, questa la assumiamo al buio. Al buio? Che sta? Prego signora, provi. Ma che devo fare? Deve pulire il lampadario. Proviamo. Ci arriva. Ecco, ci arriva questo, ci arriva. Brava signora, brava. Complimenti. Una performance a scopata ad alto livello, nel senso di pulizia ad alto livello. Di pulizia. Vabbè, 1,80. Questa è all'altezza anche la signora. Complimenti, vabbè, chi si bacia e noi proseguiamo. Ciao. Complimenti, ciao. Ogni anno ci vediamo, è sempre un piacere. Grazie vederti. A Dio, ci vediamo pure. Ma Gianluca, dove sta Gianluca? Sta in giro. Può aprire le paglia. Dopo lo saluti. Sì, fagli pure i ragnatele a quella. Ciao. Bello sto carnevale, sto con un carnevale pazzo. Continuiamo a documentare quello che succede in Piazza del Popolo, Ascoli Piceno Carnevale 2015, 15 di febbraio 2015. Allora, state pulendo? Oh, la piazza va pulita bene, la piazza, mi raccomando. Perfetto, per tanto finisce tutto sotto i tappeti. Sì, sì. Scusi, mi raccomando, bella pulita, eh? Sì, tanto ma tutto sto sporco, dove va a finire? Dove va a finire tutta sta roba? È sotto il tappeto, dove va a finire? Vediamo un po'. Vale. Ma vabbè, tutta sta roba, eh? Non si vede niente. Roba, vita. Va che uscite, va. Allora, ok, mo. Recupera. A posto, recupera. Vabbè, ecco qua.
Ascoli Servizi Comunali, questo è un operaio di Ascoli Servizi Comunali. Buon proseguimento, buona pulizia, eh! Chi ci fa un modo suo? Qualcosa non mi rapporta con Chiscio. C'è una situazione particolare qui, 10 è, lo, 10 è morto. Scusate, buonasera, siamo. 5 minuti. Allora, dobbiamo attendere perché qua stanno facendo. Stanno preparando per le combinazioni vincenti. E allora. Aspettiamo un attimo e poi facciamo vedere quello che succede qui. Allora, nel frattempo intervistiamo questa bella, cos'è, una farfalla? Una Winx. Ah, vabbè, la Winx è mezza farfalla, mi pare, io non sono pratico. La Winx? Winx Sirenix. Winx Sirenix. Sì, io non so pratico, però tanti bambini stanno guardando, lo sanno. Come ti chiami? Sara Felli. E di dove sei, Sara? Di Mo? Mo? Monti? Monticelli. No, sta qua vicino. Allora, 4 anni. E codice fiscale? Ci sta di tutto questa. Ok, mi guardi la telecamera e devi dire buon carnevale a tutti quelli che ci guardano, vai. Sì, buon carnevale a tutti quelli che ci guardano. Oh, se ve lo dice la Winx. Ciao. Buonasera, ci spieghi cosa sta succedendo qui? Cosa sta succedendo? Chi è? Buonasera, che succede? Qui stiamo rappresentando un semplice gioco che si viene fatto nelle varie tabaccherie, ricevitorie, bar, sì. Bar. Si chiama 10 è morto. Ci vuole giocare anche lei? 10 è morto, sì, come no? Proviamo. Facciamo vedere il famosissimo 10 è morto, 10 è morto. Allora. Oh, mi sei bruciato un pull, hai visto? Scusi signora. Che succede? Pull. A forza di cam, mi sei bruciato pure un pull. Stava cucinando la signora. Sì. Dagli la cipolla. E devo andare dagli, va da un po'. Vedi, sì. Un pull è essa che sta alla rete, che pensa che mo venge, niente. Questo che hai fatto questo? Fai ragnatele. Lei, anche lei gioca? Certo, sempre, tutti ma i giorni. Ma che è successo? Invece di a lavorare gioco tutti i giorni. Ci hai fatto i ragnatele. Estrazione, attenzione. Sta pure questo qua, scusate, ecco qua. Esce. Scusa. Mi dà un po'? Sparte, fammi vedere. Critici, usa i cade prima. Mi tengo, guarda un po'. Guarda, due sigarette si sta a fumare questa. Vieni. Non esci di niente. Vieni, guarda, oh, guarda questo come sta, guardalo, oh, mi dà un po'. Qual è, scemo? Tita. Oh, 65. 65. Sono i cade prima, 23, numero oro. Esselo, guarda che mo esce, Guarda che mo esce. C'era Pierte Castelli? No, perché? No, perché qui si sta fare un sacco di fumera, allora è qui sotto sta macchinetta, sotto. Ma che vince? Ecco la combinazione, guardate la combinazione, guardiamo. Oh, ma un numero di questo non esce mai, io. Allora. Attenzione. Che è successo? Sti numeri. Sono usciti sti numeri? No. Niente. Ma che fai? Ci riprovi? Sì. Ci riprovi? Come c'è riprovi? Rigiochi o no? Stai gaffa, perdi tempo qua. C'ha ragione, sta giocando. Un pull qua. Si è pesato un pull. Tu stai a casa. Il Marco manda pure un morto. Guarda. Il morto. Qua, ma niente, manda un numero di un morto. Ma pure questo yoga, oh. Oh, questo. Sì. Allora. Da vivo era in bolletta, da morto è in bolletta. Sempre in bolletta, qui siamo si gioca un numero suo, 47. 47, allora vediamo un po'. 6 carte, 8, 11, 39. 8, 11, 39. Numero oro 27, 11. 27, 11, 27, 11. 41. Sai che mi fa un brasso questo? 66. Ecco. 41, una settimana che ritarda. Un 47 in un mese, guarda qua. Su morto pure, guarda come c'è un corno qua, fa pure un po' impressione. Insomma, 10 è morto, hanno rappresentato la questa droga del gioco, questa dipendenza del gioco. Andiamo a vedere, sì. Non è vero, chi ci rimangono in mutande, guarda, chi ci si arravina. In mutande. Può vedere? Io non branco da soldi faccio. Guarda, molto tengo una mano, vi dà un po', ecco, guarda un po'. Allora. 7, 18, 63.
numero 36, che sta da bolletta, insomma, ecco, a che si è bruciato lo pool, qui si è morto, 10 è morto. E allora concludiamo questo sketch con, scusate, non si mette davanti alla telecamera, sì, dicevo, sempre tutta la settimana, so capito. Dagli la cipolla me l'ha andata, il pullo mi si è bruciato e la carta mi sono mangiata. Se ne è vinto un cazzo, scusi. Allora concludiamo questa scenetta con questa, con questo cartellone. 10 è morto. Chi ci ha bruciato il pullo? Chi ci si gioca lo posto? Chi per aspettare alle 10 numera? Sei morto. Chi aspetta alle 10 numera? Sei morto. Pace la domanda. Il tempo ci fa aspettare per cacciare il numero, guarda. Adesso fa più veloce. È bravo, almeno facciamo una coprima. Guarda, sai che faccio? Vado a giocare anch'io, va. Fammi a giocare, va. Ecco, ho sbagliato a fare un numero. Hai sbagliato a fare un numero di che? Era un'emergenza, anziché il 118 ho fatto il 113. Ti hai sbagliato? Sbagliato, è sempre un'emergenza. Arresto cardiaco e. Che l'hai arrestato? Sì, però sono venuto qua e sono trovato a battere. Ma io retro la colonna. Ma devo battere io? Io devo battere. Io se mi fermo è un problema. Io deve battere. Io devo battere. Se ferma non va bene. Io batto. Uno batte in ma piazza. Ma l'arresto cardiaco. Cioè una battita. Uno che batte in piazza batte del popolo, l'hanno arrestato. Un resta subito. Ma c'ha ragione. Ma devo battere. Io il problema sono chiamato perché non battevo più. 113, ma no. In arresto, e ma chiamalo no, 118. Ma no, sì, sbagliare, chiama il 118. Chiama il 118. Vabbè, vi dà un po' quello che può fare, vi dà un po', va. Ok, allora, il cuore che batte in piazza del popolo, batte, ecco, 118. Salutiamo quest'altra maschera qua. No, vieni qua, mo te faccio. Mannaggia. Ecco, come dicevo prima, incontro degli amici, proprio. Tanta gente. Perché ti vergogni? Sei vergogna. Continuiamo. Ciao Babbo Natale. Ma non è un po' troppo fuori luogo? Ma che se deve mi vie è carnevale. La colpa è la tua che ce li hai messi sul balcone. Perché? Io allora. Sì, io ce l'ho messo sul balcone. Se no fino a Pasqua c'è male. Grazie di Monticelli. Ma ci vuoi 20 di per stare lì, no? Non posso starci 4 di Natale. Vorreste rimanere qualche giorno di più, no? Per dire, no? Prego, accomodati. Sì. Allora vorrei starci fino a prima di il giorno prima di Pasqua, no? Ma mo è carnevale. Vabbè, ma è però carnevale. Quello che conta è Natale, Pasqua, poi dopo la canaletta me ne regala, vado via, no? Nessuno mi vede, è un ambiente buono, ho trovato la famiglia, che peccato, ho iniziato a salire, avevo 80 anni, sono arrivato, ce tengo 90, vuoi dire rimanerci qualche dito più? A parte Babbo Natale, entra dal camino, in primis, scusa, Befana. Ma la colpa sì. Non è la sua, è la tua che ci li hai messi sul balcone. Ci sono messi, ma se tu non lo levi, fino a Pasqua c'è rimane. Ci sono avuto tempo, ci sono avuto. Non le vaghe, è carnevale. Domani leve, domani spicca. È arteriosclerotica, si è fatta depilazione con la soda caustica, ecco perché sta con strada. È carnevale, vive calata, ci va sul balcone. Tu vatti via e a te ti spicca domani, La colpa è la tua che li hai lasciato. La colpa è la mia. Mica sono prosciutto, con calma. Sta roba che cucì, pare che ti abbia una paralisi, ti hai pigliata. È brutto. Ma io sono. La colpa è la mia, però. Ma io sono anziano, c'è la calma. Ma sera, come arrivi a casa, via, ti spicca. Fino a Pasqua c'è rimasto. Piedono sotto i bracci di te, tutto. Ecco, vabbè, insomma. È vero, però, ancora qualche Babbo Natale si vede in giro per cosa. Allora, un fiasco di vino qui. Che ha fatto sto signore? Che è successo? Che ti può succedere? È che tutto non pianta mare. Perché? Come perché? Non mi vede? Che siamo fatti? Che ci sta scritto? Sono fatto fiasco. E allora nella vita tu non va sempre se ho fatto fiasco? Ogni tanto sì. E allora che è che non va fiasco? Tutti facciamo fiasco. Ma tu in modo esagerato però, eh? Sono esagerati nella vita tutte quante. Io pure voglio cambiare lavoro, voglio cambiare. Voglio fare le impiegate. Ci provate? Ci sono provate. E che hai fatto? Fiasco. Sono fatto fiasco. Oh, ci stava logo. Ma ammetta, moglie, ma mi faceva il cucino. Che la ammetta. Che fa? E che fa, eh? Sono fatto fiasco pure logo. Che porca. Vabbè, mi dispiace. Niente. E che facevamo sempre? Facevamo fiasco. Ecco qua, guarda questo. Buon carnevale. Oh, mica niente. Pure la scoccia hai fatto fiasco. Pure le droghe. Pure logo. Pure logo. Ma è che tutto fa fiasco.
Tutti. A me non mi venga a dire che qui non ne fate fiasche nella vita. Che non ci crede. Tutti facciamo fiasche. Pure che là dentro casa chi è che sta a cucinare? Diciamo va bene. No! No! Puro lo che fa fiasche! Tutti facciamo fiasche! Tutte! Ecco, tutte quante, facciamo vabbè, fiasche! Su. E buon carnevale a tutti! Buon carnevale! Ciao! Ciao! Allora, fate fiasche! Qua vedo. Scusi, Papa, lei è il Papa? Scusi, ma quale Papa? Perché quello che la barba è. Vabbè. No, no, Papa Francesco, sempre! Ecco, sì, però sì. Oggi non si è fatto la barba, Francesco. Ok. No. Che come mai oggi in giro qua ad Ascoli? Sa, mi hanno detto di questo bel carnevale, ecco, buonasera a tutti. Sembra più piemontese che argentino. Scusa Papa, da dove vieni tu? Io Umbro. Da dove? Umbro, città di Castello. Ah, vedi, un Papa Umbro. Papa. Sì, sì. Vabbè, l'anello, vabbè, dopo tu lo vai. Ci ha facciato tutto, mi fa schifo. Sì, sì, grazie. Ciao, salutami. Dobbiamo andare, ci aspettano. Scusate. Sì, sì, vabbè. Anche dall'Umbria vengono per il carnevale ascolano. Sono ancora tantissime maschere. Giriamo, continuiamo. Vi vedevo da dietro ma non capivo che succede qua. Questo chi è? Party chef? Sì, chef. Sì, questa chi è? La torta? Mattina party. Siamo un gruppo dolcissimo, siamo. Siamo un gruppo dolcissimo. Sì, proprio dolci, talmente che... Nuda diabete proprio. Le mani non gli ho fatto, gli devo finire le mani. Gli devo finire le mani? Sì. Ecco, mi raccomando. Non posso fare certe cose senza mani. Non puoi carezzare esatto, qua. Non posso anche molte cose. Pure chi c'è disgraziato? Lo so, ecco. Ma qua un po' tutti. Ecco, va bene, questo che è un biscotto, che roba è questo? L'omino questo biscottino. È un omino biscottino. L'omino biscottino, che bello, questa è la tortina. Tortina e biscottino. Tu sei lo chef? Io sono lo chef, queste sono le mie creature. Perché sto cappello rosa qui? A parte ci va di moda il rosa. Ma lui è uno chef tutto particolare. In che senso particolare? Chef, in che senso particolare? Fammi capire, Hai capito? Vabbè, mo in televisione non lo diciamo a tutti, comunque. La tortina scherza. Sì, sì. Già che fai la tortina, il lomino biscottino, scusa chef, dicio, faccio la pizza ripiena, faccio un biele profiterolo, lomino biscottino, scusate, va bene. Buon carnevale, come ti chiami? Fabio. Lucilla. Federico, perfetto, ciao. Comunque, io... Sta situazione, io la vedo pagliosa, tu come la vedi? Io la vedo pagliosa in tutti i sensi proprio, in tutti i sensi. La vedo pagliosa? La vedo pagliosa, la situazione è molto brutta. Esatto, ci siamo messi pure gli occhiali perché la vedo pagliosa. Ma ecco, nonostante gli occhiali, come la vedi? Pagliosa, la vedo pagliosa in tutti i sensi. Sto carnevale no però, dai, come lo vedi? Il carnevale è sempre bellissimo, esatto. Il carnevale. La situazione politica come la vedi? Che sta, ci sei mangiato tutto, pure l'ugore. Vedi come c'era tutta la politica? Guarda, la politica ci ha ridotto così. Pagliosa proprio. Pagliosa. Va bene. La situazione. Qua. Nel frattempo qua ecco, fermate perché stanno facendo anche le fotografie. Guarda, è bellissimo, dovete. Guarda, se potete venite anche martedì perché. Noi dico la gente che sta a casa guardando. Guardateci da casa sì, ma venite anche martedì perché è uno spettacolo meraviglioso. Finale, tanti si fermano finale, a fare le foto. Vabbè, oh! Martedì con la nuova maschera, vabbè? No, sempre che chiesto. Vabbè. No, stamattina sono fatto i grill. Sì, ma lo sappiamo. Comunque la vedo pagliosa, non sacci tu ma. Io la vedo molto pagliosa. Tu come la vedi? Oh? Pagliosa forte. È un macello. Ciao, buon carnevale. Ciao. Che succede qua? Che succede? Vieni di qua. Io faccio... essere Otto von Gusten e venire dritto da Innsbruck, Austria, per provare famosa pasta di pasticceria ascolana. Bravo! Pasticceria! Mi avete detto che essere pasta più buona d'Europa! Fregati! E sapere... che essere aperto punto numero 825 famosa pasticceria aprire un punto dietro l'altro in Ascoli. Ecco pasticcere. Sente che crema amiche, ma sente che roba. Buona. Da noi c'è la crema, perché noi avevamo la crema buona. Che sta pure per la cellulite. Sì, ma la spalmiamo addosso. È venuta in un bancale e ha detto, per me però, da benissimo, per la cellulite da bene, per le rughe, per le mani, per la faccia. Questa crema fa paura per tanti usi. Proviamo questa famosa crema. Sì, ma noi non c'avevamo i bomboloni che la crema. Noi c'avevamo la crema che i bomboloni. Vediamo questa famosa crema. Facciamo vedere allora la televisione. Buoni bomboloni, mia pasta preferita.
Ma cos'è essere questa? Mosca! Vabbè, ma che schifo! Aspetta, aspetta! Ma che schifo! Scusi! Essere pieno di mosche! Ce guarda qua le mosche. Scusi, che come schifo! Sogno ammazzarla sta mosca, vedi un po'. È tanta bella, fermo. Guarda che roba. Scusate. Dammo, ci pensi, io, dammo. Mazzemo la mosca perché che sta? Ma sì, oh, ma fa viva, è buona viva. Scusate, voi scanzete perché siamo scopo. Mazzemo sta mosca. Guai d'ascoli, ce va. Usate che faccio? La mette pure su chigliate magari se non ci sopposa di mosca. Ascolta, ma tu, famoso pasticcere ascolano, scusa, per bombolone con mosca, no, quanti euro volere? Scusami, questo non capisce niente, non c'è semmai mista la noce moscata. Quindi te la dico, ma la noce moscata, che se è la mosca quella che si apposa sulla merda, a me fa schifo, mi fa. Ma lei è tedesco proprio? Oh, no, di Germania, di Austria. No, io mi rivivi, straniemi, 80 centesimi, la pasta, più la crema, più le proteine. 10! Che cazzo vuoi? Questa è proteina, questa, eh? Oh, ma guarda, questa è buffa. La 10 centesimi! Allora, 10 centesimi, la pasta, più la crema, più la mosca, che cazzo c'era voi? Lupulle arrosto! Lupulle! Ok. Portatelo via, chiudiamo la baracca. A posto. Complimenti, ecco, perfetto. Copri. Perfetto, complimenti alle pasticcere, complimenti, ciao, buon carnevale. Grazie. Ok. Che c'era volevo lo pull? Se lo va. Tu c'era volevo lo pull? No, grazie, no, grazie. No, fermate, no. Oh, questo mi porta via. La principessa sui piselli. Principessa. No. I miei. Ma la schiena. Siamo i piselli. I piselli. Ok. Siamo in 7. Sì. E cerchiamo la principessa adatta per il principe azzurro, che sarebbe mio fratello. Ok, che ha tuo fratello, sinceramente. Sì. Che dice la principessa? Cioè, abbiamo cercato di rivisitare questa favola perché oggi i piselli freschi non si trovano più. È un dramma. Quindi cioè, per la popolazione è un bene questo. Cioè, cerchiamo di trovare i piselli freschi. Sì, questo. Ecco il principe azzurro. Sta dicendo la principessa, chi è che sta? Quella è mamma. Ah, questa è la mamma del principe. L'ho trovata la principessa, no, ma. Cioè, sono un po' stressati perché non riescono più a dare il pisello fresco a tutti. Insomma. Com'è sta questione che il pisello non è fresco? No, non è questione fresco, è che praticamente mamma, per farmi arrivare subito la sposa, che fate? È regagnata le situazioni, anziché di fare 7 materassi un pisello, ha fatto un materasso 7 piselli. Così dice, così stanno un po' di, ma mi sembra che lo so sentite, forse era, no. O lo sente o non lo sente. Oggi i temi sono quelli che so, capito? Quelli che è. Deve essere il pisello che impalla la telecamera. Esatto, no, sti piselli che passano da qua e là. Insomma, concludendo, qua il pisello fresco. Però comunque scusate, passa la gente qua, comunque carnevale, sia, fa comunque niente. Sia un pisello che passa, insomma, gliela facciamo, concludi, perché comunque qua comunque sia, volevo dire che nonostante tutto, mo state rotto i piselli, nonostante tutto, le principesse scendono e non sanno il pisello, ecco, insomma, vabbè, è un problema grosso, ecco la principessa. Salve. Vabbè, insomma, i piselli che passano. Continuiamo a cercare la principessa. Principessa. Andiamoci via, va. Cerchiamo di capire cosa succede qui. Che succede? Vediamo un po'. Che è sto apparecchio? Ah, ecco, l'inaugurazione del forno crematorio, perché si è parlato tanto di questa inaugurazione, di questo forno che c'è bisogno, no? Che prima puzzava, adesso non puzza. Oh, non puzza. Però più c'è un piccolo problema che adesso il mio collega le spiegherà. Lei chi è, il custode, chiedo? Io sono quello che prepara il morto. Cange, puzza a Capodanno, io mi tocco. Prima ti tocca la gobba, se vuoi, non vuole. Prima di andare in cielo profumato, bisogna prima prepararlo bene. E io ho tutti i prodotti. Facciamo che funziona. Lei chi è, scusi? Io sono il venditore di questo affare, io sono quello che lo promuove e lo vende. Okay. Che lei se lo può mettere in giardino dove vuole, perché abbiamo un pacchetto, potete scegliere come volete il caro estinto. Ah, ok, sì. Come prepararlo, come metterlo in forno?
come mettiamo, no, come... a prodotto finito, no? Come questo è il prodotto finito, preparazione, come volete, però a volte può uscire un'altra cosa, faccia vedere un'altra cosa. Allora prepariamo, dimostriamo. Io sono l'esperto, accendiamo. Sono l'esperto, un attimo che adesso lo preparo. Prego. Un attimo, vediamo se... No, ancora non è pronto. Non è pronto. Quando ci manca ancora? Ci manca due... Io sono l'esperto. Ecco qua. Vengo, un attimo. Vediamo. Un attimo, vedo se è cotto bene. Ecco, mi dà un po'. È cotto bene. No, un attimo. Hai fatto la cocchia? No, bisogna metterci un po' di crema, perché dammi la crema. Bisogna mettere la crema, chissà. Bisogna incremarlo bene, altrimenti... Ah, va cremato. Va cremato bene. Va cremato, vieni qua, vieni ben cremato. Ben cremato, eccolo qua, ecco qua. Beh, cremato, un attimo, devo riaccendere manca il forno. Manca poco, riaccendiamo il forno. Riacendiamo il forno. Perché deve venire una cosa seria, deve venire, eh. Oh, una cosa seria fatta. Io ho cremato un sacco di persone, un attimo, arrivate. La persona, attenzione, il prodotto finito, signori, eccolo qua, spettacolare, un applauso, guardate, è buono, una crema, è buono, è bipartisan, bianca e nera, perché è una cosa che bisogna vedere, molto dietrica, possiamo allargare l'immagine su questi tre signori che ci hanno il nostro collega. Apriamo la finestra qua, il caro estinto. Si affaccia, un saluto per la televisione, c'è il pasticcere, ok, ecco qua Sabiello, va, oh. Va bene, complimenti. Costa €1 milione, però abbiamo il 50% di sgravi fiscali dati dallo Stato, e più, fino a Carnevale diamo anche il caro estinto in omaggio per la prova da fare a casa. E regaliamo anche il forchettone. Prodotto finito, la promozione per Carnevale. Regaliamo anche il forchettone. Il forchettone? Per vedere se è pronto. Per vedere se è pronto. E anche lo piccamorte che la roba. Anche lo piccamorte porta per la roba. Benissimo. Allora. Va bene, quindi il forno crematorio l'avete messo a punto, esatto. Complimenti, quindi ad Ascoli oggi c'è anche il forno crematorio disponibile, anche il catalogo con tutti i tipi di cremazioni che uno vuole a sua scelta, perfetto, che ci volete profuma più? profuma e non buzza. È Carnevale, pozzo di sono un po' scaramantico, ma tocca pure di riparlo, bravo. Scusate porci, no, porcellina, lei è Peppa Pig? No, sono Peppa Luporche. Ah, questo chi è? Uver questo? Sempre Peppa Luporche. Ah, sempre uguale. Solo che questo è qua, c'ora da ammazzarlo. Attenzione. Non si è magnato di più. Va bene, allora, auguriamo un buon carnevale, come direbbe, come farebbe Peppa Luporche? Buon carnevale. Così, no? Ma porca tu? Ci va Gianluca. Esatto, ci va quello, ci va. Ok, ciao. E non poteva mancare Peppa Pig, Peppa Luporc, ci volevano. Ma ci sono anche delle maschere classiche, ammiriamo queste belle maschere classiche. Di dove siete voi? Che se non parla, cioè, giustamente, di maschere, ok. E come va? Positive, belle, ok. Buon carnevale allora. Proprio che belle parole, complimenti, buon proseguimento. Ecco, faccio come loro, allora prendiamo pure, sì, dove c'è il cannocone neve, giusto, non è fatto la neve, perché su ce ne sta troppa sulla montagna, e siccome non ci sono più abituata, allora sono venuto qua che ce ne stanno ancora meno. A neve, dove? No, non ci sta la neve. No, coda neve. Ah, non coda neve. Che fa? E niente, le 4:30 è chiuso, su, mo sei venuto qua, io ho fatto calata, no, se no. Ma è qua, non ci sta, però. Qua
Ma un bombardino tu potevi pigliare, buono, eh! Perché te saci io? Boh, non saci, perché è carnevale qua. No, ecco, fa prendere un bombardino ancora. Ah, è tu lo. Cioè, lui, vi dà un po', allora, va. Allora. Vabbè, buona sciata, grazie, eh. Grazie. Com'è? Mi raccomando, eh. Quando trovate la neve chiamate, mi vengo pure a sciare, eh. Ok. Scusate. Che è successo? Dottore, ci sei messi di proprio sullo stomaco, perché ieri la disgraziata di moglie ma ci ha invitato a cena, ci ha fatto ritrovare una padellata di proprio. E mo ti sei messo sullo stomaco? Ma ridi, ma che facciamo? Tutto proprio? Senta, c'è sta pure le poppette, dove sta? Dove ce ne stava? Come dopo tu, così era? Vabbè, poco. Tutto proprio, ci sei messo sullo stomaco! Non potremmo arrivare a cenare. Non ci siamo mascherati per colpa dei... I peperù, ecco. Dei peperoni. Fammi muovere qui stad. Scusi, ma anche lei sta male? Questo è puro surdo, questo. È puro surdo. Allora, qua stanno male per colpa dei peperoni, da quello che sto capendo. Sì. Chi ha fatto? La moglie ci ha invitato io. Mettassi lei, fammi capire. Dunque. Oh, vieni. La moglie ci ha invitato la casa a mangiare i peperù. Sì, buona. Ce ne siamo mangiati una padella e ci siamo messi sullo stomaco. Bicarbonate, citrosodina, niente. Però stanotte mi sono bevuto 4 bicchieri di bicarbonato. 4 bicchieri di bicarbonato? Oh, sono fatto una rotta, si è cascato il lampadario là a casa. Niente se la fa, bravo. Niente se la fa, niente se la fa. Voglio provare. Dottore? E dici tu dottore, se vuoi dopo sta meglio, mo t'aiuto. Provaci. Mi sento male. Ma pure questo se. Non ti sforzare, ci vuole. Ci vuole una gara, oh mastro lindo. Respira. Insomma. Kish, si è potuto mascherare per colpa di peperù. Gli si è messo su stomaco. Troppo non si è mangiato. Vabbè, su. Io passo dopo, Mi dà un po' se può riettare. Vabbè, sì. Ciao. E anche oggi mi sono divertito come non mai al Carnevale Ascolano, oggi domenica 15 di febbraio in Piazza del Popolo. Abbiamo fatto il possibile per cercare di farvi vedere un po' tutte le maschere, tutti i gruppi mascherati, sia quelli in concorso sia coloro che vengono a divertirsi. E allora saluto ancora tutti coloro che ci hanno seguito, continuate a seguire le altre trasmissioni dedicate al Carnevale Ascolano. E allora da parte mia, di Stefano Tisi e dell'emittente ETV Ascoli, alla prossima puntata dedicata al Carnevale Ascolano. Saluto ancora Mafalda che mi ha fatto parcheggiare la macchina, se n'era pesa io oggi di sta qua a fare le riprese. A parte gli scherzi, un saluto ancora a tutti gli ammalati che ci seguono, a tutti coloro che sono in ospedale e che ci guardano. Grazie ancora di cuore e adesso andiamo a fare un bel ponci caldo che fa un po' freschetto. Anzi, sai che? Mi aveva mangiato un raviolo. Vedete pure voi? Ma no, guardatevi il Carnevale su ETV Ascoli. Ciao!